Non sono ancora arrivati, vero, il Greg? Quindi abbiamo una opportunità, avete un'opportunità più unica che rara. Di insultarli. Potreste pensare di esprimere le parole che non gli avete mai detto. Lo vuoi proprio sapere? Sì. Quanto tempo ho? Io ne dico solo una cosa. Vorrei la faccio proprio direttamente a loro. Rimettete gli orologi. Chissà perché, però il pubblico non la sa questa cosa. Ma a buon intenditor poche parole. Siamo un ritardatario? Chi lo sa? Uno, due. Un quarto d'ora all'inizio dello spettacolo, signori, il quarto. Ecco, lavorare in relax. Questo non vuol dire lavorare in maniera sciatta, certo, o non concentrata, ma in relax, senza avere paura del giudizio, senza avere paura di sbagliare. E questa è una cosa che raramente ho trovato negli altri capocomici, diciamo così, che ho attraversato nella mia vita. E che stimola la creatività, tra l'altro. Stimola la creatività perché ti dà la libertà di sbagliare. Ora, certo, la libertà di sbagliare è fondamentale nelle prove. Gianni Rodari diceva: sbagliando si inventa. Avanti, rifammi la forza. Tira fuori la donna che in te ammicca, anche con lo sguardo, con gli occhi, capisci? Gli occhi. Dai, su. Chi viene qui al Brancaccio a vedere questo spettacolo, ma chi ha sempre visto gli spettacoli di Le Greg, io è la terza volta che lavoro con loro, per cui insomma lo posso dire, e vedrà sempre uno spettacolo corale sul palcoscenico, nel senso che lo spazio che loro lasciano agli attori è uno spazio importante. E questo devo dire che non è così scontato. Capirai per qualche battuta che sarà mai. Poi non me le sta rubando, forse le prime. Ma non te le ha rubate? No, gliele ho vendute. E anche io li conosco da tantissimo tempo e quindi ho sempre notata questa grandissima attenzione al bene dello spettacolo e alla bellezza dello spettacolo. Scusa, questa commedia è bellissima, è un capolavoro. Questa commedia fa schifo. Lo so, piace tanto anche a me. Però scusa, non sente. Riusciamo a fare da tanti anni quello che veramente vogliamo fare, però io ho paura proprio. Narriamo l'Odissea. Sì, per una provocazione, perché qua. Sì, l'angolazione da cui la guardi. Guardi, esatto. E poi un lavoro veloce. Qualcuno ride. E basta! Basta! Ma sì, ma basta un po'. Oh. E non si capisce niente! Ma è tutto un buio! E non si riesce a finire una frase! Allora. E quel. Andiamo! E che cavolo! È vero, non si capisce niente. No, sì, io non ci ho capito nulla. Ma troppi bui, troppi, Ma sì. Vabbè, ad ogni modo siamo. Provo ormai un grande imbarazzo nel dovervi intervistare perché. Non sa più che chiederci. Anche cose private, segretissime. I segreti del sodalizio artistico, vabbè, sono legati ai ricatti reciproci. Ognuno di voi conosce delle cose inconfessabili dell'altro e quindi la paura vi tiene uniti. Allora, facciamo solo qualcosa tipo, vi ricordate quando... Perché quella volta... Lo spettacolo non l'ho visto. Dovresti andare sulla fiducia, però... Ma va, moriamo. Lo spettacolo non l'ho visto. Ma perché la gente non viene, secondo voi? Io non me lo spiego. Da cosa può dipendere? Cioè, la commedia è bellissima. L'unica cosa che posso realisticamente fare è prendere in considerazione il bel comunicato stampa, il titolo, Marchette in trincea, Working Regress. Ora, questo Working Regress, cioè, che appunto si capisce è l'esatto opposto del Working Progress,
è una scelta lessicale dovuta a una qualcosa che accade nello spettacolo, effettivamente? Sì, sì, perché è un lavoro a ritroso. Oh, Alberto, figlio mio! Noi narriamo l'odissea di questa bislacca compagnia teatrale piuttosto amatoriale, formata da un regista, autore della commedia che interpreto io, che è uno che si chiede Shakespeare, no, si chiede Pirandello, perché Pirandello porta lo stesso cognome, ma non ha nulla a che vedere con Pirandello. Auto transfer. Non per niente è una commedia di Pirandello. Ma questo è il punto. Non è una commedia di Pirandello. Io mi chiamo Pirandello. Sì, ma Claudio Pirandello, non Luigi Pirandello. Quindi scrive una commedia molto trita ritrita frusta sulla seconda guerra mondiale, sull'occupazione tedesca, ma è anche tutta quanta recitata in maniera all'antica, neanche Amedeo Nazzari l'avrebbe fatta così, recitata in un italiano desueto. Oh, domine Dio! Capite, madre mia, quale angoscia soverchi il mio animo! E ha messo su questa compagnia con un suo amico che è Lillo, che invece lo fa solamente perché sarà licenziato al supermercato, là per arrotondare. Non mi avessero licenziato al supermercato. Ah, che facevi, il commesso? No, facevo gli annunci. Braga la cassa 8, Ficini la cassa 11. E perché ti hanno licenziato? Gli dicevo a casaccio. Una giovane attricetta che poi mette in ballo lui. Ecco chi ci porterà fortuna invece. Vieni cara, accomodati, vieni, vieni qua. Che invece vuole soltanto andare a Farsi notare per diventare una velina, per sposare un calciatore. Il suo mito è Lori del Santo, lo dice a un certo punto. Potevo diventare famosa come Lori del Santo. Il mio personaggio si chiama come me, Monica, ed è questa aspirante attricetta velina che esce da un reality e che quindi pensa, insomma, di essere già famosissima, di successo, solo per aver partecipato a uno show televisivo, un po' come succede anche oggi, no? Qui parliamo di reality, hai presente reality? E viene appunto presa da questa modesta compagnia che pensa di avere successo solo per avere questa ragazza nota al pubblico. In realtà non è così. Fatto sta che io presento un imprenditore tedesco a questi miei colleghi, che si innamora perdutamente di me e che decide di produrre la commedia. Lui è Bizzert, mi pare. Willem. Willem. Willem Dreuer. Perciò, a patto che insomma io diventi la protagonista assoluta. Cominciano a mettere dei diktat, appunto, insomma. Bravo. E a patto che si pubblicizzino dei prodotti tedeschi. È un prodotto Dreuer! Allora, una battuta che a me piace molto e che trovo anche un bel riscontro da parte del pubblico è quando io interagisco con Dora, che mi chiede, mi fa una domanda e io le dico allora te lo dirò. In realtà poi non succede niente, io non glielo dico. E c'è una gag, insomma, poi per chi vedrà lo spettacolo si capirà un po' di più. Lo vuoi sapere? Sì. Lo vuoi proprio sapere? Sì. Va bene. Allora te lo dirò. Oh, allora? Allora che? Te lo dirò, è futuro. Altrimenti ti avrei detto te lo dico. Il mio personaggio si chiama Dora Romanoff. Un'attrice molto brava, che però ormai non calca più i palcoscenici, era pur di fare qualcosa, accetta. Il mio personaggio è un'attrice d'età che si trova a dover entrare in questa compagnia molto scalcinata, una compagnia sull'orlo del fallimento, per necessità. Io ho calcato i più importanti palcoscenici d'Italia, ho lavorato a fianco dei più grandi attori, Baseggio, Calindri, Buazzelli. Si ritrova in un ambiente che, diciamo, non le si confà. È la quarta rata che non pagate, io devo inevitabilmente procedere con il sequestro. Accendono un mutuo, non rispettano le rate, quindi arriva l'ufficiale giudiziario e comincia a pignorare. Da qui comincia il work in progress, perché viene a scemare praticamente lo spettacolo. Sì, gli toglie gli abiti di scena, gli effetti, le esplosioni, le luci, gli oggetti. Il drappo pure, il rosario. È una specie di esercizi di stile, no? Certo. Vedi gli stessi 5 minuti di commedia, però privati dagli accadimenti. Oh Hermes, il tuo cinetico vigor pugnaccia più non scorre nelle vene mie. Oh Hermes, il tuo cinetico vigor pugnace più non scorre nelle vene mie. Oh Hermes. Oh Hermes. Oh Hermes.
gli accadimenti non sono solamente la mancanza di oggetti che vengono pignorati, ma sono anche per esempio l'intervento di un produttore tedesco che mette dei soldi sulla commedia, ma è qui appunto il discorso delle marchette, però in cambio vuole che si inserisca la pubblicità dei suoi prodotti nella commedia. Una lavatrice Huntsman Troia, indistruttibile, performante. Più avanti ancora addirittura chiede che si parli bene dei tedeschi, però in una commedia che invece parla dell'esistenza. Poi uno non compra i prodotti tedeschi se uno parla male dei tedeschi! Che vendono i tedeschi! Noi non li temiamo! Questa compagnia di teatro cerca di mettere in scena questa orribile commedia sull'invasione tedesca del 43. Sì. Allora mi viene da chiedere, quanto è difficile, quanto è impegnativo recitare male? Interpretare male. Ma guarda, no. O vi riesce benissimo. A me riesce benissimo. No, è più facile che cantare male, secondo me, è più facile, sì. Perché per un intonato cantare male credo sia veramente difficile. Recitare male in realtà basta andare molto sopra le righe, perché quando vai molto esageratamente sopra le righe automaticamente la citazione risulta falsa, risulta finta. Comandante! I tedeschi hanno raggiunto Piazza Sermonte, stanno per procedere lungo via Doriziano. Alla fine di questo spettacolo i critici, la critica intellettuale si innamora, lo prende per una feroce satira di costume. Sì, per una provocazione, perché quando cominciamo a inserire gli spot... Frizza Cola, la bibita di parola! I critici scambiano questo inserimento degli spot nella seconda guerra, in una storia basata sulla seconda guerra mondiale, come una provocazione. Meno male che c'è! Lasagna precotta Drone Standroyer! Nessun ospite sarà più inaspettato! Quindi decretano il successo della commedia perché ne parlano benissimo. Quindi la scambiano per una trovata geniale alla fine. La scambiano per una trovata geniale, esatto. Mi viene da chiedere, che cos'è il genio? È individuare un elemento che altri non vedono o che non hanno visto. Hai ragione. Io reputo geniale una cosa che stava lì nascosta, impolverata sotto qualcosa e viene spolverata e vista e tirata su da qualcuno. E questo vale per qualsiasi campo. Eh no, Rocky è figo, invece sta commedia è una cagata. Stallone sa scrivere e tu no. Ci sono speranze, capito? Ecco. Sì, l'angolazione da cui la guardi, esatto. E poi un lavoro veloce di sinapsi. C'è una sottile, ma nemmeno tanto, denuncia beffarda di tutte le idiosincrasie del mondo dello spettacolo. Insomma, i vizi, virtù, le meschinità, la bramosia, l'arrivismo. Ho più battute di te, e allora che vuoi fare? Me le vuoi rubare? Eh? Me le vuoi rubare le battute? La vanità. Io voglio essere più vamp, più fan fatale. Gli ego, appunto, ipertrofici. Quarto, voglio più battute e una scena madre. I falsi idoli, l'ipocrisia, eccetera, eccetera. Il dogma numero uno, ne parliamo dopo. Volevo chiedere, tra tutte queste che sono le meschinità del mondo dello spettacolo, in quale... di quale avete più paura? Io ho paura proprio dei compromessi, quelli mi spaventano tanto. Io voglio che la pubblicità sia molto più evidente dentro la commedia. Lo raccontiamo in questa commedia, lo raccontiamo molto questo fatto del compromesso. Cioè come il compromesso ti porta, cioè tu hai un punto d'arrivo, una meta, e il compromesso ti deraglia spesso e ti fa arrivare da un'altra parte. Ah, chiaro! Tutto sommato... Nei due casi è l'arrivismo, perché l'arrivismo altrui mi fa paura in quanto l'arrivista è disposto a tutto pur di arrivare, quindi diventa falso, gioco forza e le persone false sono da evitare. Quindi anche dal mio punto di vista, diventare io arrivista appunto significherebbe, diventare falso significherebbe cedere ai compromessi, certo, pur di arrivare. Quindi alla fine ci si ritrova. Visto che la commedia di suono non aiuta, bisogna affidarsi a qualche volto televisivo, sono le regole del mercato. L'arrivismo, devo dire la verità, è un qualche cosa che non mi fa paura, nel senso che io sono molto lontano, ma non lo dico perché voglio sembrare un falso modesto, ma sono veramente molto lontano da quel tipo di mentalità e non mi spaventa neanche chi invece ne fa in qualche modo uno strumento di crescita professionale o personale, perché sinceramente mi fa molta pena e quindi di conseguenza li vivo con molto distacco. Quello che mi fa più paura del messaggio di questo spettacolo in realtà è un'altra cosa. Io ho deciso
di raddoppiare la vostra paga. Si ha la sensazione che con i soldi si possa fare tutto e con i soldi possa diventare bello anche ciò che è brutto. E questo è un messaggio molto profondo che secondo me dà questo testo. Dicevano i nostri saggi popolari, se mi è consentito un detto, no? Me lo ricordo sempre, me lo dicevano da ragazzino, che con i soldi camminano a due zampe anche i cani, no? Mi dicevano. Non c'è bisogno che ci raddoppi la paga, Villano. Ma perché te fa una bella cestinata del cazzo? Tanto... E poi invece il dogma numero uno l'ho lasciato da parte, secondo quello che è scritto qui, il dogma numero uno del mondo dello spettacolo, la forza che muove l'universo, quella per cui sempre soccombe il carro dei buoi, ovvero la donna, cioè l'attrazione nei confronti della donna, ho capito bene. Sì. Un esemplare molibre dell'essere umano dotato di glandole mammarie e organi riproduttivi endogeni. Una donna, anche se una donna. Perché mi fa riferimento a un antico motto, insomma, un antico adagio. Motto tra i più veri nella storia dei motti. Sì, nel mio paese, sono pugliese, invece c'era una variante al carro dei buoi, che era il cavo d'acciaio. Siamo là. E questo è una cosa che avete riscontrato nella vostra longeva esperienza. È verissimo, è un motto verissimo proprio. Perdite! Parla, giovine soldato! Monica, la vanità come si concilia con la naturale, necessaria affermazione di se stessi in questo ambiente? No, Mirko! In questo mestiere la faccia da culo ci vuole! Al di là di un aspetto fisico, al di là della bellezza che piace a tutti, credo che un po' tutti personalmente siamo degli esteti, no? Però c'è molto altro. E quindi soprattutto in alcuni mestieri che possono essere, ad esempio, anche proprio quello dell'attrice, la bellezza può essere un'arma importante, no? Ci si può giocare, però poi bisogna andare molto oltre, insomma, perché con la bellezza non... Può essere anche una condanna, a volte. Può essere anche una condanna, sì. È morta una vamp! È morta una femme fatale! È morta mia figlia! Nora, invece vorrei chiedere... Mai se hai avuto questo problema? Non ho mai dovuto combattere con la mia bellezza, perché non ce l'ho mai avuta. Okay, però c'è una bellezza, c'è la vera bellezza, che è l'armonia, che è un'altra cosa. Certo, è un'altra e cosa. Quella la si può avere al di là dei canoni estetici. Monica Volpe, vengo da Latina Centro. Ti voglio fare un'ultima domanda spiazzante. Siccome dopo il servizio sullo spettacolo Il Greg, il vostro spettacolo, passeremo a un altro spettacolo, un altro servizio sul doppiaggio, il doppiatore. E naturalmente so che tu hai frequenti, insomma, le sale di doppiaggio. Con successo. La casa che hai appena visto è la grande casa. Uno dei personaggi che ti è piaciuto doppiare? Cioè, tu vuoi vestirti così? Django di Tarantino, perché ho avuto modo di doppiare una ragazza di colore e io ho una tonalità vocale che è molto leggera e si sente. Laggiù c'è la dispensa, che è dove Big Daddy attacca la carne morta. Quindi è stata una bella esperienza. Sì! Una domanda provocatoria che forse ti aspetti. Attori dimezzati o doppi attori? Strepitosi Frankenstein del linguaggio o macellai di opere cinematografiche? Doppio attore o attore dimezzato? Secondo me doppio attore, ma non per tirare acqua al mio mulino. Però è già un attore deve emozionare emozionandosi e può usare tutti i sensi che ha. Un doppiatore, purtroppo, deve usare solo la voce, e con la voce deve comunque dare le stesse sensazioni, le stesse emozioni che un attore può dà con tutto, anche con gli altri con strumenti, altri strumenti che ha a disposizione. E quindi incolarsi appunto all'attore stesso, eccetera. In ogni caso, voci familiari e inconfondibili, calde, profonde, squillanti, di testa o di diaframma, soffiate o sparate, comunque voci. Schiave del sing, l'aderenza labiale perfetta. Solo voci, signore degli anelli, le brevi sequenze filmiche. Voci immolate ai microfoni e donate col cuore a famose sembianze d'oltreoceano. Attori ombra, condannati a palpitare o sussurrare sempre dietro lo schermo.
senza poter mai sfondare il tubo catodico, né mai bucare il video. Quasi mai. Ecco qua! Ecco qua! È un fuoco di segnalazione! Che vuol dire SOS? Ma questa domanda è un poco provocatoria, come dicevi. Tanto provocatoria. Un grande provocatore. Questo. Doppiare. Qualcuno di voi si è chiesto mai il significato della parola doppiare? Parafrasando Italo Calvino, il visconte di Calvino, io non mi sento un attore dimezzato, come spesso ti dicono, ma lei presta la voce, quindi il corpo, non, soltanto il corpo è di un attore. Intanto sono gli attori che mi prestano il corpo a me, dico. E poi io non mi sento affatto un attore dimezzato, ma raddoppiato, per cui mi sento un doppiattore. Sono una voce, sfumatura dei pensieri, protagonista senza volto, io sono un suono, sono un attore. Faccio il doppiatore. Il pubblico assisterà proprio a una sessione di doppiaggio dal vivo. Vedrà noi che doppieremo fronte pubblico con lo schermo dietro di noi. Un momento. Signora Schulz, lei viene dal fondo, passa qui davanti alla finestra fino a là. Barbara, puoi mettere qui un lampione, ma con una luce così forte che dia fastidio agli occhi degli spettatori. E con molti contributi filmati anche di amici che danno consigli ai giovani doppiatori, a cui è rivolto anche lo spettacolo, per far capire come si fa sto mestiere. Luca, ma che stai a fa'? Beh, la frase del gladiatore, quella famosa, no? Cioè? Che poi non era così in originale. No, in originale era: al mio segnale scatenate i cani. Poi invece chi ha fatto i dialoghi, Fiamma Izzo, ha avuto questa geniale idea di tradurla con "al mio segnale scatena dell'inferno", che fu ripresa anche dal regista Ridley Scott, che la fece rifare a Russell Crowe. Ma non la sapevo questa, Luca, è carina questa cosa. Il doppiaggio è è la più meritocratica forma espressiva di un attore, perché se hai talento prima o poi devi eccellere. Non si può, nel doppiaggio non si può... mentire, cioè non si può prendere un posto che non ti spetta, non è proprio possibile, perché non reggeresti il confronto, andresti subito via. Che qualità deve avere un doppiatore per poter eccellere? Un doppiatore deve essere soprattutto poco riconoscibile, deve avere una grande capacità mimetica, un camaleonte in definitiva deve essere. Amici concittadini romani, datemi ascolto! Deve avere un grande orecchio anche musicale, importantissimo, assolutamente. Guarda che splendido dì, la primavera è già qui, lassù vorrei volare. Poi sapersi sempre rinnovare, essere sempre diverso, insomma, questo è. E Cracuoci, è stato di Cracuoci, è stato immaginario vicino a Bulgaria, vicino a Russia, e lui parlava con accento, e anche io, e lui inglese e io italiano parlavamo con accento, quindi... Amelia, vuoi bocca un mangione? Mangia un boccone? Canaloni? Ho avuto insomma, l'avventura di conoscere Tom Hanks, sì, è successo una quindicina di anni fa a Venezia, al Festival del Cinema, dove lui era presente col regista Spielberg del film The Terminal, e io sono stato presentato a lui dai distributori della Universal. Lui per la prima volta interpretava un cittadino uno straniero, perché non aveva mai interpretato, un cittadino della Cracovia, no? E quindi insomma ci siamo conosciuti, alla fine abbiamo parlato un po' a cena così, e alla fine io gli ho detto, ero stato presentato a lui come la voce ufficiale dei film che lui allora, 15 anni fa, faceva con la DreamWorks del suo amico Spielberg. Caro Tom, io sono la tua voce per i film che fai con la DreamWorks, quindi io ti prego Tom, cerca di lavorare sempre più che puoi con la DreamWorks, perché così lavori te e lavoro pure io. Fatto. Però mi devi svelare come si fa a creare la voce di un cartone animato, per forza. Pare che siamo riusciti a porre fino a un altro losco imbroglio telefonico. Guagliù, francamente mi sarei aspettato di meglio da Jimmy la feccia umana. Io mi sono ispirato a due persone. Prima di tutto a mio nonno Angelo, mio nonno materno Angelo, che insomma era un napoletano del Vomores, e quindi io ci sono un poco cresciuto, insomma, tra poi andato a Roma lui è... E quindi sono cresciuto con questa parola di mio nonno che mi raccontava le favolette, eccetera. Insomma, era un napoletano normale del Vomero, come direbbe Massimo Troisi.
Ciccio è normale. E poi in seconda istanza ho pensato al mio maestro, un mio maestro che ho avuto alla bottega di Gassman di Firenze, il grande Eduardo De Filippo. Era una voce magra, però una voce con le fossette. Sì, lui aveva proprio le fossette, si capisce. E allora io ho fatto questo, diciamo, cocktail tra le due voci, un miscuglio, le ho agitate bene in questo... No? E ho dato una spruzzata di ciccia. Un poco di ciccetta, perché noi siamo un poco ghiattelli. Ecco. Ci vediamo in tribunale, Simbason. Ah, e porta il corpo del reato con te, altrimenti non potremo avere le prove e tu la farai franca. La bocca, nello specifico, è quella che ti fa vedere il sincrono. Quindi, però, in realtà, poi guardando gli occhi, di riscontro la bocca la guardi comunque, insomma. Però, certamente, per capire... L'attore con cui ti stai confrontando, lo specchio dell'anima sono gli occhi. La parola chiave è ascoltare. Quante volte ci siamo trovati nel buio della sala, con quel leggio appena illuminato, e le immagini che cominciano ad andare, anche un po' di inevitabile paura. Ecco, la cosa migliore da fare è solo questa, annullare tutto e ascoltare quell'attore. Quando ho iniziato... ero concentratissima sulla bocca, stavo lì cercando, no, di prendere il sync, il famoso sync, cioè di andare a sincrono con l'attore che doppiavo, con l'attrice che doppiavo, ed era veramente uno sforzo sovrumano. Quando invece, grazie ai buoni consigli del maestro, ho capito veramente che tu devi doppiare l'anima dell'attore, e allora senza dubbio è l'occhio, perché è lì che passano le emozioni, è lì che passano i sentimenti, è lì che si vede quello che l'attore sta facendo. Eccomi qua, sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi, e quanta gente ci sta, e se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila. La voce è stata un po' accantonata. Io però, che sono un allievo di Vittorio Gassman, che invece era uno che dava una importanza pazzesca alla voce, anche io dico che dovremmo rivalutarla un pochino, e questo spettacolo anche va in quella direzione. Bisognerebbe un po' smettere di aver paura di essere chi si è, nel senso che poi la voce è lo strumento che più di tutti ti mette a nudo. Rimanere in disparte è un peccato, un'occasione persa, quindi finché ci siamo bisogna che tiriamo fuori chi siamo. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia. Che il teatro non sopravviva, ma viva. Che il teatro non sopravviva, ma viva. Avete capito, guagliù? Che il teatro non sopravviva, ma viva. 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 Accidenti. Ti dico una cosa, oggi riflettevo, studiavo la storia con mia figlia, che stava studiando l'Impero Romano, e in particolare stava studiando Ottaviano Augusto. Abbiamo preso alla lontana. Abbiamo preso alla lontana. No, per dire questo, che una delle cose che mi colpiva e che metteva in risalto il testo era, il testo di storia, era come Ottaviano Augusto si fosse impegnato allo spasimo per innalzare il livello culturale del suo popolo. E il mecenatismo nasce esattamente, mecenate era un amico dell'imperatore. Questo per far comprendere come le persone sagge, e mi pare che Ottaviano Augusto possa essere indicato nella storia come una delle persone più sagge che siano mai esistite, le persone sagge capiscono che la base di una società e la crescita di un popolo nasce dalla cultura, cioè dallo sviluppo culturale. Basta dire questo, facciamo vivere il teatro. Diciamo in coro? Sì, se volete lo potete anche ripetere. Ok, sì. Lo dobbiamo ripetere. Uno, due, tre. Che il teatro non sopravviva, ma viva. Viva il teatro.